La Procura della Repubblica di Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, in seguito alla morte di Hassan Adawi, il cinquantenne marocchino deceduto lunedì dopo una caduta dal terrazzo della casa dove risiedeva. Si tratta di un passaggio tecnico utile e necessario se si vuole capire se l'impatto al suolo sia la causa del decesso del cinquantenne. La Procura intanto ha disposto l'autopsia e proprio da qui potrebbero emergere ulteriori elementi. Nelle prossime ore l'incarico dovrebbe essere affidato al medico legale Luca Tomassini, che ha già svolto l'esame esterno del cadavere nella mattinata di lunedì. Sulla complessa vicenda di Marcellano stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Todi e del Comando Provinciale di Perugia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Spoleto, e al momento nessuna ipotesi viene scartata. E la Procura spoletina indaga anche sulla morte di una settantenne che il compagno ha trovato senza vita in un lago di sangue davanti al caminetto in un'abitazione di San Biagio della Valle nel Marcianese. Un importante protocollo teso a favorire la conoscenza e la divulgazione di contenuti informativi di materie di interesse per la cittadinanza e per le amministrazioni comunali del territorio, con particolare riferimento ai servizi di informazione, formazione e supporto negli ambiti relativi alla tutela e all'assistenza finanziaria, legale e morale per le vittime di usura e per i soggetti che si trovano a rischio di usura. È quanto sottoscritto da Michele Toniacini, presidente di ANCI Umbria, e da Fausto Cardella, presidente Fondazione Umbria contro l'usura ONLUS, mercoledì 22 marzo presso la Sala Pagliacci della provincia di Perugia. È una grande opportunità. Stiamo vivendo una profonda crisi economica che sta colpendo famiglie, imprese, cittadini. In questo contesto dobbiamo evitare l'innescarsi di qualsiasi forma di illegalità. La sottoscrizione del protocollo con la Fondazione Umbra Antiusura va proprio in questa direzione, oltre a rappresentare un punto fermo per sensibilizzare, per informare i cittadini sulle azioni da intraprendere contro l'usura e contro altre forme di illegalità. Con questo accordo vogliamo che nasca una nuova consapevolezza, una nuova cultura della legalità, di sensibilizzazione delle banche per una più facile erogazione del credito ai cittadini. E dobbiamo in qualche modo anche sviluppare forme di aiuto e di assistenza a coloro che si trovano a vivere una sovraesposizione di debiti. ANCI Umbria vuole tutelare i comuni e lo fa con grande determinazione anche nell'interesse della cittadinanza insieme alla Fondazione Umbra contro l'usura. Il protocollo d'intesa della durata di 3 anni è rinnovabile e impegna ANCI Umbria a svolgere varie attività, tra cui quelle di fornire un'adeguata informativa dell'iniziativa sul territorio regionale attraverso i pochi strumenti di comunicazione, prevedendo all'interno del proprio sito istituzionale un link di richiamo al sito della Fondazione, patrocinare l'organizzazione di eventi territoriali formativi e informativi, collaborare con la Fondazione nella predisposizione dei programmi formativi da erogare nei comuni e negli istituti secondari superiori del territorio, fungere da raccordo fra i comuni, le direzioni scolastiche territoriali e la fondazione nella programmazione dell'attività formativa ed educazione finanziaria per le scuole, le amministrazioni comunali e la cittadinanza, divulgare ai comuni le iniziative e i progetti avviati presso la fondazione, contribuire finanziariamente in modo diretto o indiretto e nella misura che riterrà opportuna alle iniziative e ai progetti della fondazione con uno stanziamento ad hoc annuale. La necessità di firmare un protocollo d'intesa con ANCI Umbria, perché? La Fondazione Umbria Antiusura ha due finalità: quella di farsi conoscere, far sapere che svolge determinate iniziative ed avere la sua presenza, estendersi nel territorio dell'Umbria. La Fondazione ha una proiezione regionale, ma di solito finisce con l'operare soltanto a Perugia. Ora, in questo senso, per questi due obiettivi, la collaborazione con l'ANCI, e io colgo l'occasione per ringraziare il suo presidente e tutto lo staff che lo ha coadiuvato in questa attività, è fondamentale per far conoscere le iniziative della Fondazione, iniziative che sono di tipo
assistenziale, sono di soccorso, di aiuto in un momento particolare come questo in cui effettivamente ci sono delle difficoltà. E è la principale linea di intervento della Fondazione, cioè fare in modo che non si pensi nemmeno di doversi rivolgere all'usuraio, che poi non è una cosa così remota, così lontana, non è dobbiamo pensare solo all'usuraio come l'elemento inserito in una cosca mafiosa, in un'organizzazione di criminalità organizzata. E può essere anche, diciamo così, il vicino di casa, la persona che ti presta dei soldi in un momento del bisogno e che poi però li rivuole indietro a determinate condizioni. Ecco, questo non deve succedere. Ci sono delle famiglie, delle situazioni che per poche migliaia di euro rischiano di indebitarsi e di essere travolti. Noi cerchiamo di arrivare in tempo, ma per arrivare in tempo devono sapere che ci siamo. E perché sappiano che ci siamo, abbiamo bisogno di tutti i comuni, di una presenza sul territorio, e l'ANCI, l'accordo che oggi firmeremo con l'ANCI, è finalizzato a questo. Dove provengono i soldi per la Fondazione? I soldi della Fondazione provengono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto riguarda la linea di sostegno per l'accesso al credito. Sono delle rimesse annuali che adesso hanno formato un discreto patrimonio a bilancio e con il quale prestiamo le nostre garanzie per favorire l'accesso al credito di persone che altrimenti non potrebbero neanche varcare la porta di una banca. Poi c'è una seconda linea di finanziamento che è quella dei soci. Tra questi soci la Regione dell'Umbria, i comuni, la Camera di Commercio, Confindustria, le sigle sindacali, i frati minori di Assisi ed altri danno un contributo come possono, chi può. La principale erogatrice è la Regione dell'Umbria. Ecco, con questi fondi e con altri che ne arriveranno presto, lanceremo delle iniziative, cerchiamo di fare delle attività, diciamo, collaterali a quella principale, sempre però con finalità di prevenzione dell'usura. Privati cittadini che vogliono donare possono farlo? Ma sarebbero i benvenuti, senz'altro, ma non solo i privati cittadini, ma chiunque ha la possibilità. Anzi, abbiamo fatto una campagna per aumentare le iscrizioni, a prescindere dalla quota, che non c'è una quota, ognuno dà quello che può e quello che vuole. Ma l'importante è sapere che esiste questa possibilità. Nella giornata di ieri sono stati sottoscritti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e l'Agenzia del Demanio gli atti per l'acquisizione di un terreno e un immobile adiacenti la sede del Comando di Terni, area destinata all'ampliamento del centro di formazione territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Durante l'incontro sono state illustrate le attività del polo di formazione di Terni, anche con una sessione di addestramento fluviale nelle acque del Nera a Papigno, più il progetto per lo studio di fattibilità dell'ampliamento della stessa sede. Alla cerimonia erano presenti il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco, il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco Laura Lega, il capo del Corpo Nazionale Parisi e il direttore dell'Umbria Francesco Notaro. La sinergia che anche in questa operazione che porta ad allargare il polo formativo di Terni c'è stata tra tutte le pubbliche amministrazioni, il Demanio, il provveditorato, ovviamente l'amministrazione comunale che ha fatto con velocità la specifica sulla variante urbanistica, contribuire a ridare centralità all'Umbria e alla città di Terni. Avvocati, operai, medici, calciatori, onorevoli, non hanno volto, non si mostrano pubblicamente, ma in Italia sono milioni ogni mese. Chi sono i clienti delle escort? Tutti ne parlano e nessuno ammette di esserlo. Com'è possibile se solo Escort Advisor conta 5 milioni di utenti ogni mese? Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa ed ha analizzato i dati delle ricerche effettuate dai propri utenti attraverso i filtri e con l'aiuto del professor Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta e sessuologo. Ha provato a disegnarne il profilo. È importante sapere che i filtri funzionano con i dati delle recensioni scritte dagli utenti, quindi le ricerche effettuate sul sito attraverso di essi ci parlano proprio degli interessi e delle esigenze dei clienti delle escort. Il motore di ricerca di Escort Advisor permette di selezionare anche la nazionalità preferita. Sul podio troviamo al primo posto al 41% le italiane, al secondo le brasiliane, 6,58%,
e al terzo le russe 3,08. Il 7% degli utenti Escort Advisor utilizza i filtri avanzati, preferenze, prezzo, nazionalità, per scegliere l'escort da contattare. Gli utenti hanno un'estrazione sociale abbastanza variabile e rientrano in un ventaglio che vede da un lato imprenditori, avvocati, medici, dirigenti e dall'altro operai, impiegati, giardinieri. Anche l'età in realtà varia molto, anche se c'è un picco interessante che si focalizza tra i 25 e i 44 anni. Che cosa desidera l'uomo che cerca sesso a pagamento? Il filtro più utilizzato è quello delle categorie. Le escort e le escort trans sono in pole position, 43% le prime e 32% le seconde, solo il 3% per quanto riguarda le escort mistress. La ricerca delle escort trans fa pensare ad un immaginario non solo trasgressivo. Molti uomini sono attratti dall'ambiguità e una donna con pene rappresenta il massimo livello di dominanza. Ci sono poi anche uomini che, inconsapevoli della propria attrazione omoerotica, sfruttano la dimensione trasgressiva per ripararsi da possibili e pericolosi giudizi. È stata presentata la nuova comunità energetica rinnovabile che sorgerà a Cannara per iniziativa del Comune con l'obiettivo di fornire energia elettrica a basso costo per famiglie, associazioni ed imprese del territorio. Il progetto, molto innovativo e articolato, sposa i temi della sostenibilità e del contrasto al cambiamento climatico con la solidarietà e la promozione sociale del territorio. Sostanzialmente vogliamo costruire una comunità energetica rinnovabile che però non sia soltanto uno strumento per superare questo momento di crisi energetica e anche per, diciamo così, andare nel filone che adesso va tanto di moda della transizione ecologica e del rispetto per l'ambiente, ma vogliamo unire alla produzione di energia elettrica anche aspetti legati alla solidarietà, in particolar modo verso le fasce sociali economicamente svantaggiate e socialmente svantaggiate, gli anziani, e quindi abbinare alla produzione di energia elettrica anche tutta una serie di servizi che riguardano la mobilità sostenibile, riguardano il sostegno al mondo dell'associazionismo e per l'appunto anche la fornitura di energia elettrica per illuminazione e riscaldamento anche a costi contenuti per chi non ha possibilità di acquistarla ai prezzi di mercato. Questo nell'ambito del territorio di Cannara? Sì, l'obiettivo è questo, anche perché ce lo impone la normativa. La comunità energetica deve abbracciare un territorio circoscritto che più o meno ricalca il nostro territorio e va a beneficio delle famiglie, delle imprese e delle associazioni di Cannara. In particolare il progetto prevede l'erogazione di energia elettrica a costi calmierati per le famiglie a basso reddito e per le associazioni culturali e sportive del territorio, nonché la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile e accessibile per le persone a ridotta mobilità. La produzione sarà ottenuta realizzando uno o più impianti fotovoltaici su coperture di edifici esistenti e riattivando la centrale idroelettrica sul canale del Molino, oggi dismessa. Noi siamo chiaramente qui innanzitutto a applaudire quello che è un progetto che si sta sviluppando nel territorio di Cannara, che unisce tanti elementi virtuosi, dalla sostenibilità ambientale alla sostenibilità sociale, un progetto che va incontro a quelle che sono le esigenze delle situazioni con maggiori disagio, si parla di contributi per le famiglie che hanno una disabilità, che vivono e convivono con una disabilità, si parla di mobilità sostenibile, si parla di energia che viene fornita alla scuola, che è il centro di aggregazione ed educazione dei nostri ragazzi, allo sport, che è uno strumento di integrazione e di inclusione importante, e quindi a tutte le strutture sportive che poi promuoveranno anche inclusione per quelli che sono i soggetti più fragili, per cui stiamo parlando di un progetto sicuramente ambizioso anche dal punto di vista dell'inclusione sociale. Ben 8 umbri su 10 sono molto attenti all'ordine in casa, un'attenzione che non solo ne migliora la vivibilità, ma senza oggetti fuori posto nei diversi ambienti, aiuta a far percepire la cura verso gli elementi estetici di stile e design. Lo rivela l'osservatorio di Sara Assicurazioni. Gli abitanti dell'Umbria dichiarano infatti una grande attenzione all'estetica degli ambienti e all'organizzazione degli spazi, secondo il proprio gusto e personalità.
In questa ricerca di stile e di atmosfera, gli aspetti più curati sono la luminosità con il 51%, gli arredi con il 36%, il verde il 20% e le tinte di pareti e pavimenti il 22%. La cura dei dettagli si spinge fino ai quadri il 20% e alle librerie il 14% e alla scelta di diffusori di fragranze il 10%. Lungi dall'essere fattori puramente esteriori, stile e design sono anzitutto elementi propedeutici al benessere, tanto che il 37% dichiara di sentirsi meglio in una casa ben arredata. Anzi, loro compito è anche rendere l'abitazione più accogliente. In questo senso, l'ambiente che gli Umbri amano e curano di più è il soggiorno, o il 27%. Le tendenze future? In primis, multifunzionalità, 22%. Uno spazio sempre maggiore sarà dato all'innovazione, 34%, nelle forme della sostenibilità, 22%, e della domotica, 12%. Compie 60 anni il parco di Città della Domenica e si prepara a una nuova, speciale stagione di eventi e attività. Nell'ottica di promozione turistica, in questo luogo dedicato a bambini e famiglie, prosegue anche la collaborazione tra Città della Domenica e Comune di Perugia. Mercoledì 22 marzo, Alessandro Guidi, direttore del Parco Perugino, e Gianluca Tuteri, vice sindaco e assessore alla scuola e politiche per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Perugia, hanno rinnovato l'accordo di collaborazione che quest'anno si arricchisce di una nuova iniziativa. Nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie della città verranno distribuiti circa 10.000 biglietti che consentiranno un ingresso gratuito ai bambini accompagnati da un adulto pagante. Sì, sono 60 anni dalla nascita del parco e Città della Domenica si propone di essere un punto di riferimento per tutto quello che è il turismo sia della città di Perugia che a livello regionale. Abbiamo tanti progetti che stiamo portando avanti, che riveleremo nel corso della stagione, e siamo convinti che tutte le famiglie che verranno da noi a trovarci vivranno il parco in maniera diversa e ancora migliore, sapendo che le famiglie potranno crescere con i loro bambini insieme a quello che è il parco. Torna poi l'iniziativa per cui l'acquisto del primo biglietto dà diritto all'ingresso a Città della Domenica, compreso il rettilario, per tutta la stagione, come un vero e proprio abbonamento. Le parti si impegnano inoltre alla promozione reciproca attraverso i rispettivi siti internet e alla collaborazione per iniziative ed eventi di promozione, con l'obiettivo di favorire il turismo nel capoluogo umbro e aumentare l'attrattività di Città della Domenica, che quest'anno si prepara a celebrare i suoi 60 anni. Allora, per noi è sentita naturalmente, voluta, ma doverosa la stipula di questo accordo, perché riconosciamo il valore educativo delle attività svolte all'interno del parco della Città della Domenica, un parco che festeggia i suoi 60 anni e che, ma come diceva il Manzoni, non tutto quel che viene dopo è progresso, e quindi i parchi che oggi vanno per la maggiore, parchi tecnologici, stanno ripensando per il futuro al Parco della Città della Domenica, perché le attività che si svolgono al Parco della Città della Domenica sono attività libere, sono attività che stimolano le emozioni, suscitano la curiosità e c'è la conoscenza dell'ambiente e quindi il rispetto che poi ne deriverà nel futuro. Ma principalmente c'è anche la partecipazione della famiglia all'attività del gioco. All'interno dei nuovi parchi tecnologici il bambino viene guidato verso una realtà virtuale che è scelta dal tema del parco, ma che lo rende praticamente, lo estranea da tutto il contesto e anche dalla presenza dei genitori. Ecco, quindi il parco della Città della Domenica è, nei 60 anni trascorsi, rimasto il parco che sviluppa meglio di chiunque altro il tema del gioco educativo. Il Borgo e Donna è il ciclo di incontri promosso dal Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria in collaborazione con l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia in Umbria e l'Associazione About Umbria, volto al confronto sul ruolo della donna nei piccoli comuni, fra stereotipi, ostacoli e opportunità. Il progetto è stato presentato in una conferenza stampa dalla quale è emersa la caratteristica tutta al femminile di riuscire a mantenere le tradizioni, i sapori e gli antichi mestieri, elementi essenziali che rispecchiano alla perfezione la bellezza dei borghi umbri. Che cos'è questa iniziativa, Il Borgo e Donna?
Ma è un'iniziativa che nasce dall'idea di valorizzare i borghi attraverso appunto il lavoro, la cura, la dedizione che le donne di ieri ci hanno come dire tramandato in termini di bellezza che le giovani donne oggi hanno saputo cogliere come opportunità per non solo opportunità di lavoro, di occupazione, ma anche un'opportunità per valorizzare i borghi, perché ovviamente tutti siamo a conoscenza dei grossi problemi che gravano sui nostri borghi, se ne potremmo citarne diversi, ma nello stesso momento sono anche opportunità che moltissime giovani donne umbre hanno saputo cogliere per progetti, parlo del divario digitale, per appunto la digitalizzazione di tutta questa bellezza, dei sapori, dei saperi che appunto noi abbiamo grazie alle donne di ieri, al loro sacrificio, alle loro fatiche, a quanto silenziosamente e coraggiosamente e tenacemente sono riuscite ad arrivare fino a noi, dandoci questa bellezza che è grande risorsa e che oggi sempre le donne, le nostre giovani donne, che sono anche donne che vengono anche da esperienze di formazione importanti, hanno voluto, con una scelta coraggiosa, hanno voluto appunto cogliere e per ridare ai nostri borghi quel valore da cui appunto ripartire in termini di sostenibilità sociale, economica, ambientale. Saranno 6 le sedi stabilite in base a un criterio non solo geografico ma anche di punti in comune tra i diversi borghi di volta in volta rappresentati. Da ogni raggruppamento è stato tratto un tema che rappresenterà l'argomento principale di ciascuna conferenza. La prima conferenza si terrà a Lugnano in Teverina sabato 25 marzo. Quali sono le iniziative, le prossime iniziative? Allora, partiremo proprio con la prima conferenza di questo ciclo e si terrà proprio a Lugnano in Teverina sabato 25 marzo a partire dalle ore 15:30 in occasione dell'inaugurazione del giardino dedicato a Luisa Spagnoli e l'inaugurazione della panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Dopodiché avremo un convegno nel Teatro Spazio Fabbrica dove, oltre insomma, agli esponenti dei Borghi Belli d'Italia e alla dottoressa Greghi del Centro Pari Opportunità della Regione, ci saranno graditi ospiti come l'ambasciatrice del Borghi per l'Italia, l'attrice Eleonora Pironi, e altri interventi video dell'attrice Maria Chiara Giannetta e di altre importanti donne che insomma fanno grande con le loro iniziative la loro figura insomma di donna, eccetera. Ma poi oltre alle degustazioni che si seguiranno alla conferenza, avremo anche un concerto dedicato per la beneficenza per le popolazioni della Siria e della Turchia, dove vedranno protagonisti due gruppi che sono i Cardiofon e la CRB Band, che sono due cover band, la prima che fa cover band dei Pink Floyd, la seconda dei Creedence. Quindi la giornata si concluderà con questo importante evento. Pregano per gli sfollati provocati dal terremoto che ha colpito l'area di Umbertide e per le autorità civili affinché abbiano la saggezza e la forza per prendere decisioni che tengano conto delle persone in difficoltà e diventino operative in tempi brevi. I 12 monaci della famiglia monastica di Betlemme, dell'Assunzione della Vergine Maria e di San Bruno, che abitano in clausura all'eremo di Monte Corona. Lo hanno detto in una testimonianza raccolta dall'ufficio stampa della diocesi. Il monastero è sulla sommità di una collina nella zona dell'Alta Umbria. La struttura, hanno spiegato i religiosi, non ha sofferto danni tali da rendere inagibile l'insieme, salvo 3 ambienti che dopo una verifica sono stati considerati per ora inagibili. I monaci dell'eremo di Monte Corona si affidano tutti al Signore nostro Creatore provvidente e Padre buono, fondamento saldo su cui ci possiamo appoggiare affinché ci protegga e mantenga viva in noi la speranza. Mm.
Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Giovedì 23 marzo, Ariete, l'amore occupa un posto importante nei vostri pensieri, ma non avete ancora le idee chiare, voglia di nuove esperienze, curiosità e di viaggiare. Per i single è possibile qualche nota frizzante e schermaglia maliziosa, un gioco piacevole e disimpegnato. Toro, giornata positiva per la comunicazione con il prossimo, il coinvolgimento con il partner è forte, ma siete in balia di incontrollabili gelosie. Facendo leva sulla complicità, troverete chi amate malleabile e disponibile ad ascoltare le vostre esigenze. Gemelli, fantasie di viaggi e vacanze, ideali condivisi con gli amici, una storia d'amore in fase di conquista che vi riempie di aspettative e di brio. Che concerto di aspetti gioiosi solca il vostro cielo, entusiasmo e calore balzano in primo piano. Cancro, non rimuginate su un episodio poco chiaro, è il momento giusto per chiedere una spiegazione che vedrete sarà molto tranquillizzante. Tenete conto delle opinioni altrui, ma mantenete la vostra autonomia di giudizio, slanci creativi. Leone, i progetti da avviare e i possibili sviluppi futuri della vostra professione sono questi i punti su cui concentrare l'attenzione. Gratificazioni immediate, la sensazione di poter controllare gli eventi e imprimere sprint alla vostra vita vi giova anche sul piano fisico. Vergine, il clima nella coppia è perturbato? Assorbiti da mille novità, finite con il dare il rapporto per scontato. Attenzione, il partner butta l'occhio altrove. Abbandonate subito remore e doveri, una presenza più assidua e sollecita e la terapia risolutiva. Bilancia, se trovare un punto d'incontro con gli altri appariva impossibile, oggi si rivela facile. Vi chiarite con sincerità ma senza toni giudicanti. Divertirsi insieme alle persone care aiuta a sciogliere le eventuali tensioni. Buttatevi nella mischia. Scorpione, per sistemare alcuni dettagli pratici del lavoro potrete contare su un aiuto esterno che farete bene ad accettare. Nuovi sbocchi per la carriera, fidatevi solo delle vostre intuizioni e non date credito alle opinioni altrui, anche se espresse con sicurezza. Sagittario, proponetevi, presentate le vostre idee, mettete in atto quello che pensate. Il successo può essere dietro l'angolo, siete in vena di coccole, viaggi, amanti dell'avventura e della conquista, ma allergici alla corda al collo, troverete ciò che fa per voi. Capricorno, un'organizzazione di ferro, un metodo ben collaudato, vi consentono di mettere sotto scacco gli imprevisti e attacere i detrattori. Decisioni prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull'andamento futuro. Acquario, concentratevi sull'attuazione dei vostri programmi e sugli aspetti finanziari correlati, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. Strage di cuori assicurata, ma tenete conto che questa volta chi accende il fuoco rischia di scottarsi. Pesci, gli astri promettono belle soddisfazioni, iniziative per incrementare le entrate o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. Riflessi pronti e capacità di focalizzare l'obiettivo per non sbagliare bersaglio, armi quasi infallibili.